Buongiorno. Allora, oggi questo vlog inizia abbastanza tardino, aspettate. Inizia a diventare le 11, sono le 11:40, nel frattempo mi ha mandato un messaggio una mia collega. Mi vedete anche truccata, perché oggi sono c'è il giorno libero al lavoro e ritorno dal canino, però porto anche il mio ragazzo oggi, perché glielo voglio far vedere anche a lui. Comunque, niente, ho già fatto un sacco di cose, ho già fatto colazione, ho andato a tutta l'aspirapolvere in casa, mi sono già fatta la doccia, mi sono già vestita, mi sono già preparata, poi dobbiamo solo mangiare e poi appunto andiamo dai, che è il nostro cucciolotto, ancora siamo indecisi se maschio o femmina, comunque poi vedremo. Boh, adesso vediamo un attimino, anche per il nome, comunque siamo ancora indecisi, anche perché non si sa se è maschio o femmina. Allora, noi all'inizio saranno proiettati sul maschio, però a me piace molto di più la femmina. Comunque, boh, adesso vediamo un attimino, valutiamo un po' la cosa, vediamo cosa ne viene fuori oggi, e poi si guarderà cosa succederà. Vi volevo anche chiedere, se avete dei consigli sull'anticaduta dei capelli, fatemelo sapere perché in questo periodo io sto perdendo capelli a dismisura. Una cosa allucinante, comunque. Non so neanche che cosa fare per pranzo, fare un po' di pasta, adesso vediamo un po'. Bisogna anche mangiare presto, verso 11:30, perché comunque poi a mezzogiorno si va via subito, perché per le 5 dobbiamo essere a casa, appunto sapete che lui ha gli orari. Comunque è uscito anche il nuovo vlog. Quando uscirà questo vlog per voi, il vlog è uscito ieri. È uscito e sono arrivati i miei parenti giù dalla Sicilia, intendo dire nel vlog. Scusatemi se mi vedete un po' rintontita oggi, ma in questi 3 giorni sono un po' così e così. Non so perché bene questa cosa, un po', sento strano, questa strana sensazione che mi capiterà qualcosa di bello. Non so se nell'ambito lavorativo, nella vita privata, non ne ho idea, però so che mi capiterà qualcosa di bello, veramente bello. Ok, siamo pronti per uscire. Oh, mi sono finita di sistemare, ho messo anche il golf, praticamente il mio outfit è questo. Golf schiena nero, maglietta bianca sotto con questi jeans, questi paio di pantaloni neri e gli stivali classici, quelli che mi comprò il mio ragazzo. Ho pagato ovviamente 30 euro, neanche tantissimo. Comunque adesso andiamo, nel nostro amoroso e poi decidiamo. Ma che fino adesso vediamo che si sta finendo di preparare lui e poi andiamo. E ancora non ho stirato tutta quella barcata lì. Quella lì. Ancora non li ho stirati, sì. Spero di stirarli dopo quando torniamo in questo un attimino. Non ho completamente idea. E tra l'altro prima mi sono incollata le mani perché c'era stato questo pezzettino qui, dove il mio ragazzo ci ha messo l'attacco, e praticamente quando ho aperto il tappo mi è rimasto attaccato lo scottex alle dita delle mani praticamente, quindi mi sono incollata le mani. Comunque adesso mi metto il giubbotto e andiamo dal nostro amoroso. Poi questa pianta stava tutta da un lato, ci ha messo le mani mia mamma ed è tornata dritta. Non so come abbia fatto. Siamo appena arrivati a casa. Oddio, è amoroso il cucciolotto. Comunque abbiamo deciso, prenderemo il maschio e furono le ultime parole famose. No, non è vero, non abbiamo ancora deciso. Siamo un po' ancora indecisi. Comunque adesso mi metto a guardarmi su internet un po' di cose riguardanti i
maschio, femmina, cosa è meglio fare, cosa non è meglio fare, poi tutti i prezzi per i vaccini, il microchip, tutte le cose, quindi devo guardare la cuccia, insomma, andare a guardare un po' di cosine. Sono adorabili, veramente adorabili, mi sono venuti tutti incontro, oddio, sono un amore, sono fatti. E ci ho detto, volendo lo possiamo andare a prendere verso il 10 di dicembre, però adesso dobbiamo vedere un attimo perché appunto lui c'ha le operazioni, quindi si vedrà un po' che cosa, come fare. Si pensava di fare di arrivare più tardi a casa, francamente, anche perché su strada abbiamo trovato un incidente, quindi pensavamo di fare più tardi, invece è andata bene. Siamo arrivati a casa in tempo, comunque adesso appunto mi metto il computer e guardo un po' di così. Allora, adesso sono venuta un attimo di qua in camera, così lascio lui da solo, che l'ha visto già la partita. Comunque, per il momento non ho trovato ancora niente su internet della cuccia, ciotola, questa roba qua. Se qualcuno di voi sapesse, non bene i prezzi, però... sapesse un po' i prezzi che ci sono a giro nei negozi di animali, perché ancora noi non abbiamo neanche iniziato a girare, però abbiamo visto solo Arca Planet, quindi se comunque sapete i prezzi degli altri negozi di animali fatemelo sapere, così poi vado a dare un'occhiata. E il cane che prendiamo comunque è un Rottweiler, quindi se anche qualcuno di voi cioè, allora, come sapete, noi sappiamo che siamo indecisi se maschio o femmina. Quindi, voi cosa mi consigliate? Maschio o femmina? Cioè, cosa ci consigliate? Nel senso, è meglio il maschio o è meglio la femmina? Fatemi sapere giù nei commenti, secondo voi, in base anche a caratterialmente il carattere del cane. Comunque c'è tante cose che bisogna valutare, quello di sicuro. Comunque adesso ho visto... i vaccini e il microchip, quanto ci veniva a costare più o meno. Adesso devo vedere bene le cucce, devo cercare ancora un po' di cose, comunque adesso vediamo un attimo e poi decido che cosa fare. Abbiamo appena finito di cenare, ora stavamo guardando per l'assicurazione per il canino. Scusate se mi vedete gli occhi stanchi, ma francamente sono abbastanza stanca. Infatti penso che mi lavo denti, metto il pigiama, richiamo mio babbo visto che mi ha chiamato e poi vado a letto, anche perché domattina alle 10:30 mentre lavoro, comunque appunto stavamo guardando per l'assicurazione per il cane. Ora valutiamo un po' la cosa, comunque facciamo diversi preventivi, poi vediamo qual è quello migliore. E niente. Ah, non so se vi ricordate dei pantaloni, quelli che vi avevo detto che mi aveva comprato mia mamma. Praticamente ho scoperto che sono scuciti. Nel senso, nella parte dei brillantini ci sono due buchi. Sono scuciti, infatti poi li ho già messi in un sacchetto e poi li riporto a mia mamma che me li va a cambiare, perché onestamente parlando, cioè, che poi non vi ho mai fatto vedere i pomelli che c'è al cassettone, nel senso, allora vi faccio vedere. Noi praticamente avevamo comprati tutti così, infatti, solo... a parte questi qua giù che non c'erano fatti così, non c'erano più, e mia mamma ce li ha presi fatti in questa maniera, molto belli, anche se però andavano messi in cima al posto di, cioè, o meglio, casomai si invertiva i cassetti, si metteva questo qua giù e questo pesante va su, insomma si invertiva i cassetti. Questo cassettone qui, tra l'altro, me l'ha dato mia nonna, che praticamente mia mamma l'ha scartato tutto, l'ha riverniciato e poi gli ha dato anche il lucido. Non so se si vede dalla videocamera, però comunque c'è, gli ha dato il lucido. Poi questa televisione qui, praticamente nel frattempo ci sono io riflessa,
La televisione andrà messa attaccata al muro. Allora, state che mi allontano così capite meglio. Allora, praticamente qua, questa parte qui, ci va messo uno specchio compreso qua. Qua invece la televisione è attaccata al muro, non so bene, con i bracci non so bene. E poi, oltre che allo specchio qua, un altro specchio qua. Non so se al muro, oppure di quelli che si appoggiano in terra come appunto il vaso. Adesso vediamo un attimino come fare. E in più, volevo cambiare anche le tende, cioè, però per l'estate, nel senso, inverno lasciate queste qui, che sono quelle tipo pizzo, sono queste qui con le carapente, molto belle, e d'estate mettere quelle che oscurano, perché l'estate passa troppa luce, e quindi poi la mattina ci svegliamo abbastanza presto. Comunque, e niente, quello che vi dovevo dire ve l'ho già detto, io non vedo l'ora di fare l'albero di Natale, appunto come vi dicevo anche quando era ieri, nel vlog di ieri se non mi sbaglio, sì. Poi tu, che poi tra l'altro tutte le scarpe, un tappeto, altre cose varie ci sono, scusate, praticamente in terra, vanno tutte spostate quando ci sarà l'arrivo del piccolino, perché comunque è piccolo, avrà 2 mesi, quindi è un aggeggino piccino, quindi morderà tutto di sicuramente. Comunque tanto poi quando lo prenderemo ve lo faccio vedere, tanto vloggerò di sicuro quel giorno. Comunque, come vi dico sempre, fatemi sapere se c'è un video in particolare che volete vedere, oppure nessuna, quello che volete voi, anche soltanto lasciarmi delle domande sotto un video o sotto l'ultima foto di Instagram, tanto trovate tutti i link giù nell'info box dei miei social, così vi registro un IMAI, un ask, quello che volete, lasciatemi tante domande, oppure ditemi direttamente quale video vorreste vedere, io ve lo farò. Ok, ho già lavato i denti, ho chiamato mio babbo, sono già messa in pigiama e sono pronta per andare a letto, però prima di andare a letto mi devo mettere a editare il video, quindi, anzi il video, il vlog, sì vabbè, video, vlog è uguale, quindi io vi auguro una buona notte, come vi ho già detto poco fa. Mi raccomando, lasciatemi tutte le domande che volete, imbarazzanti, private, tutto quello che volete, e io vi farò un video apposta, oppure un video, quello che mi chiedete di fare, insomma, ecco. Quindi vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!